Bentrovati e bentrovate. In questi giorni si parla quasi in tutti gli ambienti, diciamo, che frequentiamo, convegni, incontri con colleghi, della prossima stagione dei dichiarativi. Abbiamo letto negli schemi di decreti attuativi della riforma fiscale che il prossimo anno, anche per le necessità legate all'invio e alla lavorazione dei dati per elaborare le proposte del famoso concordato biennale preventivo, il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi verrà anticipato di 2 mesi, dal 30 novembre al 30 settembre. In contropartita, sempre nello schema di attuazione della legge delega, si parla di una messa a disposizione dei software, soprattutto quelli legati agli indici sintetici di affidabilità fiscale, entro il mese di aprile. Entro il mese di aprile, nel gergo dell'Agenzia delle Entrate, significa 30 aprile. Anche quest'anno, 2023, il software, il tuo ISA, la prima versione, diciamo, affidabile, non quella sperimentale, è stata pubblicata il 30 di aprile. Poi, per un gioco di festività, ponti legati al 1° maggio, eccetera, in Gazzetta Ufficiale sono finiti nella prima decade appunto del mese di maggio, col problema poi dei 60 giorni rispetto alla scadenza del 30 di giugno. Ma quello che è successo, direi, interessa poco. Oltre alla contropartita della messa a disposizione del software entro il 30 aprile, sempre lo schema di decreto attuativo ci dice che verranno semplificati i modelli e verranno semplificati togliendo dai dichiarativi tutte quelle informazioni che non sono, diciamo, necessarie a fine dei conteggi e che l'amministrazione finanziaria o già possiede o può facilmente reperire attraverso interlocuzioni con banche dati interne o esterne. Peccato però che il compito di mettere a dieta i dichiarativi venga affidata alla stessa amministrazione finanziaria, che poi, come sappiamo, è quella che per obbligo di legge o per volontà di acquisire informazioni è quella che di fatto poi ha contribuito in questi ultimi anni a questa crescita esponenziale di informazioni. Basterebbe pensare alla ridondanza, ad esempio, degli elementi che vengono richiesti in relazione a crediti d'imposta, quadri RU, quando buona parte di questi, o se non tutti, transitano obbligatoriamente sui modelli F24 telematici e quindi sono perfettamente a conoscenza della stessa amministrazione finanziaria. Che dire, vedremo. Di sicuro dobbiamo prepararci e organizzarci per tempo al fatto che il prossimo anno, a questo punto, dobbiamo prendere quel 30 settembre come già definitivo, perché quella data è già sancita, e quindi dovremo riflettere bene su come strutturarci e organizzarci in vista di questo anticipo delle scadenze. Personalmente io sarei favorevole anche a un anticipo ulteriore, a patto che però i modelli di dichiarazione si riducessero davvero di molto e tornassero davvero a essere modelli dove si liquidano unicamente le imposte, non si danno altri tipi di informazioni che con i conteggi delle imposte nulla hanno a che vedere. In attesa del 2024, l'avvertenza, il suggerimento, come dicevo prima, è prepariamoci e organizziamoci, perché il 30 settembre dovremo aver completato l'operazione di dichiarazioni e anche già trasmesso tutto all'Agenzia delle Entrate. Un saluto.